Ciao a tutti. Allora, di solito non faccio questo tipo di video, ma sto vivendo una situazione sui social abbastanza surreale. È ormai da un po' di mesi che ricevo un sacco di messaggi di insulti, messaggi che io definisco di bullismo e anche di sessismo. Sono due temi che per me sono molto importanti, sono molto sensibile a queste due cose, non solo per me stessa, perché poi io vi posso raccontare quello che sto vivendo io, ma è un messaggio che voglio lanciare per le tante ragazze che vivono ogni giorno situazioni del genere. Io vengo attaccata per la mia storia, personale, per la storia sentimentale che sto vivendo, però poi ci sono tante ragazze che ogni giorno vengono bullizzate per tantissimi altri motivi. Io penso che nel 2023 non debba più esistere né appunto questo tipo di sessismo né questo tipo di bullismo. Io penso che tanti anni fa ho scelto e ho accettato di essere un personaggio pubblico, quindi appunto accetto qualsiasi cosa comporti essere un personaggio pubblico. Se esco mi fanno le foto, vengo paparazzata, mi chiedono fotografi e sono molto contenta di questo. Sono contenta di raccontarmi sui social media, sono contenta di raccontarvi del mio lavoro, del mio ruolo anche di mamma, di donna, anche se comunque poi amo tenere un po' di cose per me, amo anche un po' la mia privacy. In questo momento sto semplicemente cercando di vivere una relazione sentimentale con un'altra persona, voglio semplicemente provare ad essere anch'io felice, a trovare un mio momento di pace e tranquillità. Penso che questo non sia una colpa, penso di sì essere un personaggio pubblico, ma anche di essere una ragazza normale che fa tutti i giorni la mamma, si sveglia alle 7 con il proprio figlio, lo porta a scuola, lo preparo, lo porto. E vivo comunque una vita veramente, veramente normale fuori dai riflettori. Poi certo vado in televisione, faccio un bellissimo lavoro che poi mi permette di mantenere mio figlio, faccio veramente tante belle cose e poi cerco appunto di vivermi una storia normale. Io vengo in questi giorni accusata di non so che cosa, forse di essere donna. Veramente dobbiamo ancora essere così sessisti nel 2023 e di puntare il dito verso una donna? Perché? Perché il proprio compagno vive magari un momento diverso o magari un po' più difficile nel proprio lavoro. Se fosse successo dall'altra parte, se magari fosse stata la donna a vivere un momento più difficile lavorativo, l'uomo sarebbe stato veramente colpevolizzato in questa maniera. E poi colpevolizzata perché? Perché sono donna e faccio che cosa? Ripeto, una persona. Io penso che ognuno di noi possa vivere un momento più o meno complicato nella propria carriera, che sia io, che sia uno sportivo, che sia una persona che fa qualsiasi altro lavoro. Ci sono gli up and down, penso, nella vita di tutti, però questo non va mai riversato sulla persona con cui si sta. Io parlo per la mia esperienza, per quello che sto vivendo adesso, ma vorrei parlare anche per le tante ragazze che ogni giorno appunto vivono questi tipi di situazioni di bullismo, sessismo, per qualsiasi altro motivo, che sia semplicemente per l'aspetto fisico o per altro. Io amo i social e veramente vorrei che i social vengano usati con un po' più di responsabilità, forse. Possiamo veramente supportarci, farci complimenti, possiamo anche dire la nostra, ma perché insultare? Perché dover offendere, voler mandare così tanto odio ad altre persone? Non concepisco questo tipo di ignoranza e veramente vorrei dire basta a questi leoni da tastiera che aprono Instagram e dicono: ma sì, perché oggi non insultiamo Melissa? O magari può essere domani Francesca, o Samantha, o Giorgia, o Simona. Ma perché? Pensate se una di queste donne fosse vostra mamma, vostra sorella, la vostra fidanzata, vostra nipote. Ho letto tantissimi commenti da parte di persone con figli, donne e uomini, perché poi diciamo tanto solidarietà femminile. Ma poi perché devo ricevere tutti questi messaggi di cattiveria da altre donne? Noi dovremmo unirci, dovremmo supportarci e gli uomini ci dovrebbero proteggere e dovrebbero essere forse anche più gentili. È un tema molto delicato in questo momento storico e vorrei veramente che tutti facessimo una riflessione insieme su questo. Detto questo, un'altra cosa che comunque mi ha molto ferito